La lunga battaglia sugli emendamenti del decreto rilancio è iniziata. Parleremo di questo ovviamente all'interno dell'odierna puntata di Terzo Millennio. In particolare cercheremo di capire quello che è il contributo pari al 110%, questo provvedimento epocale a detta del governo, un contributo che sembra invece sproporzionato rispetto ai risultati che produce in termini di consumi. Insomma, un bonus energetico che sembrava una vera e propria rivoluzione green, ma forse non è così. È quello che cercheremo di approfondire, di capire nell'odierna puntata con i nostri ospiti, ma prima, immancabilmente, non possiamo non dare il ben trovato alla vostra Roberta. Buonasera Roberta. Buonasera direttore. L'Italia, per ripartire dopo il Covid-19, decide di investire sulla green economy. Per rilanciare l'economia e l'occupazione nel nostro paese, il governo ha pensato di puntare su un'economia decarbonizzata e circolare. Oggi parliamo di ecobonus 110%, che sta scatenando una moltitudine di polemiche e non solo, anche tanta confusione tra gli addetti al lavoro. Le organizzazioni di settore invitano i cittadini e gli amministratori di condominio a stare fermi, a non attivare alcuna pratica per la richiesta dell'eco bonus. Ma i cittadini fremono perché hanno detto loro che tutti i lavori sui loro palazzi, sui loro condomini saranno gratis. Ma è veramente così? E inoltre, ma c'è il rischio che questa sovrafatturazione fino a limiti di spesa possa portare a un esborso enorme per le casse dello Stato senza poi alcun reale vantaggio? Andiamo a parlarne subito oggi con i nostri esperti. Do il benvenuto al dottore commercialista Roberto De Marco, esperto in ristrutturazione aziendale e crisi di impresa. Buonasera e bentornato. Buonasera. In collegamento abbiamo l'avvocato Pierpaolo Bosso, membro del coordinamento legale di Confedilizia, oltre a collaborare da anni con il gruppo Sole 24 Ore e La Stampa. Benvenuto, avvocato. Buonasera, buonasera a tutti. Ancora in collegamento abbiamo Lavinia Mennuni, consigliere di Roma Capitale. Buonasera. 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 E qui con noi Luca Baglioni, titolare della Baglioni SRL, società che da oltre 10 anni si occupa di impianti. Buonasera. Bene, allora ben trovati in una nuova puntata. Devo dire, un argomento molto particolare, un argomento di interesse. Parliamo della rivoluzione verde, la tanto agognata rivoluzione verde. Cercheremo di capire se in realtà è così, è funzionale. Vorrei subito chiedere ovviamente al nostro Roberto De Marco, a cui diamo il bentornato, esperto tra l'altro di ristrutturazione aziendale, di crisi di impresa, quindi in realtà ci saprà dare una risposta, credo, assolutamente esaustiva. Quali sono le modalità per ottenere l'eco bonus che dovrebbe partire il 1° luglio, e sarà così? Ma vedremo. Intanto quello che possiamo dire è che questo decreto è stato emanato nell'ambito del decreto rilancio, fa parte del pacchetto del decreto rilancio emanato nel 19 maggio del 2020. Purtroppo anche in questo caso la norma che prevede questo incentivo, ovvero questa possibilità di detrarre le spese di ristrutturazione per la riqualificazione energetica degli edifici o anche per l'adeguamento sismico degli edifici, appunto la norma che prevede la detraibilità del 110% della spesa sostenuta, ha bisogno di decreti attuativi. Quindi il decreto prevedeva l'entrata in vigore di questa norma dal 1° di luglio, praticamente domani. In realtà mancano ancora i decreti attuativi, che in questo caso, nel caso specifico, sarebbero due. Mi perdoni Marco, torniamo sempre a quel punto. Cioè, in realtà mancano i decreti attuativi. E quello è un problema che stiamo riscontrando un po' ovunque. Mennuni, è così? Ma purtroppo sì, è un peccato, perché sarebbe stato comunque un provvedimento, è un provvedimento, come ha detto giustamente la presentatrice, l'avvocato, che metterebbe in campo molti miliardi e che sarebbero una ventata d'ossigeno rilevante per quello che è soprattutto il settore, appunto, dell'edilizia, che sicuramente è uno di quei settori trainanti a livello nazionale. Purtroppo però era atteso già dal 19 di giugno un provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi a livello fiscale, che andasse a chiarire quelle che sono le modalità
attuative di questo importante provvedimento, quindi del credito d'imposta e della modalità in cui lo stesso dovesse essere poi applicato. Non mi risulta che ad oggi questo provvedimento importante e rilevante appunto sia stato ancora emanato, e questo ovviamente è un problema immenso perché, come sappiamo, in realtà, in base al decreto, già dall'inizio di luglio, dal primo di luglio, avrebbe dovuto entrare in vigore questo tanto atteso intervento che appunto doveva portare veramente, addirittura si parlava a circa 100.000 posti di lavoro in più, in un'epoca in cui sappiamo che la l'Union Camere pochi giorni fa ha dichiarato che invece noi oggi abbiamo 44.000 imprese in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno passato. Mennuni mi ha detto una frase abbastanza singolare: dovrebbe. Il dovrebbe è la frase che va per la maggiore in questo periodo, perché in realtà ci sono i decreti, poi i decreti si bloccano puntualmente, quindi c'è un po' un cortocircuito della politica, secondo lei? Cioè, come mai succede questo? E succede un po' a 360 gradi, è un problema molto serio, soprattutto in questo momento storico così difficile. Guardi, purtroppo sì, è un problema molto serio. Noi abbiamo moltissime persone a cui non arriva la cassa integrazione, ci sono stati ritardi, come tutti noi sappiamo, per quanto attiene ai bonus per le partite IVA, ritardi gravi da tutti i punti di vista. Io sono in Consiglio Comunale di Roma e addirittura abbiamo realtà quali gli asili nido, le scuole private, cui era stato assicurato un intervento da parte del governo, perché è chiaro che anche le scuole paritarie private, vi potete ben rendere conto che dal mese di marzo non hanno avuto gli alunni a causa dell'emergenza sanitaria e quindi stanno soffrendo, e invece è tutto assolutamente paralizzato e fermo. Avevamo invece bisogno veramente incentivi seri, avevamo bisogno di un vero e proprio piano Marshall per cercare di sostenere l'economia in uno dei momenti peggiori che la storia purtroppo ha vissuto, perché questo lockdown si innesta su quella che era già una crisi gravissima. Basti pensare che il 2012 era stato questo lo sappiamo, però mi perdoni, cerchiamo di rimanere sul soggetto della puntata odierna. Allora, Bosso, mi perdoni per cortesia, sì. poi torno da lei sicuramente. Allora, Bosso, ci sarebbe un interesse dei proprietari, ovviamente, perché la cosa poi è allettante, no? Un proprietario di casa, un condominio, ha questa opportunità con il super bonus addirittura del 110%, è un qualcosa di molto allettante, cioè sembrerebbe una cosa fatta bene in realtà. Io dico che c'è molto interesse dei proprietari, io faccio parte di Confedilizia, quindi rappresentiamo l'associazione principale dei proprietari, e è evidente che il proprietario singolo della villetta unifamiliare, delle villette bifamiliari, dei mini, e non le dico i problemi in molti convegni che sto facendo sulle bifamiliari, che sono un condominio minimo, ma la maggior parte della gente non lo sa, e quindi si pone il problema del codice fiscale per i lavori sulle parti comuni. Molti piccoli condomini stanno andando all'Agenzia delle Entrate a prendere il codice fiscale per poter fiscalmente fare le pratiche nel modo migliore per quanto riguarda i lavori sulle parti comuni. Poi ci sono i piccoli condomini fino a 8 condomini che non hanno l'obbligo dell'amministratore, e le imprese, i tecnici hanno bisogno di certezze di interfacciarsi con un amministratore del condominio. Poi ci sono i grandi condomini e c'è comunque un grandissimo interesse. Rispondo al fatto dei 98 decreti attuativi e della guida dell'Agenzia delle Entrate. Io ho fatto già parecchi convegni e tengo corsi per gli amministratori, quindi ho un'esperienza sul campo, sono molte le problematiche che vengono sollevate, le richieste di emendamenti. Credo che questo tempo sia stato preso per poter correggere eventuali piccole anomalie, per integrare al meglio questa normativa. Ad esempio, è di questa mattina una notizia che mi è giunta di una possibile riduzione
La manovra costerà 10 miliardi di euro, il fisco ne recupera 3 o 4 tra IVA ed imposte, però probabilmente stanno facendo anche dei conti di sostenibilità economica. Questo è possibile, mi perdoni, il cittadino cosa può fare in attesa della conversione in legge del DL in questo momento? Perché cioè il cittadino si aspetta questo super bonus, quindi in realtà dice è un'ottima occasione. Nel frattempo tempi tecnici, come lei mi diceva prima, può fare qualcosa, si può informare, può già, diciamo, c'è un iter che può già seguire oppure no? Beh, diciamo che sicuramente noi consigliamo di portarsi avanti e diciamo di non perdere tempo, perché la convocazione delle assemblee si sa che è problematica in questo periodo per mille ragioni di Covid e di, diciamo, normative sul distanziamento, per cui le assemblee frontali vanno convocate con delle linee guida di sicurezza, e non tutti, Confedilizia ha fatto delle linee guida, ma molte persone hanno ancora timore, più al nord, devo dire, che al centro-sud, di avventurarsi in assembramenti. Le assemblee telematiche, in effetti, richiedono una piccola disciplina normativa, più che per le telematiche, per quelle miste. Certo. Cioè, chi vuole andrà in sala, distanziato, servono 4-5 metri quadri per partecipante normalmente, e chi è in grado parteciperà telematicamente. Ma non c'è una disciplina ancora. Qualcuno dice, molte organizzazioni di amministratori hanno fatto emendamenti, che nella conversione in legge questo venga recepito, anche per favorire queste delibere sui superbonus. Perfetto, perfetto, la ringrazio. Mi perdoni, volevo continuare invece con De Marco per cercare di capire, perché abbiamo parlato di questa grande opportunità, di questa opportunità green, di questo bonus addirittura del 110%, che diciamo, ufficialmente dovrebbe essere messo in campo il primo di luglio, ma de facto non è così. Allora, innanzitutto, De Marco, quando secondo lei verrà messo in campo e soprattutto come funziona? Cerchiamo di spiegarlo, perché poi bisogna pure capire che parliamo di una cessione del credito, cioè non è così semplice. Come funziona? Sì, vediamo adesso quelle che sono al momento le modalità operative previste dalla normativa, ripeto, decreti attuativi permettendo. E allora, si potrà procedere in questi casi. E si avrà diritto a potersi detrarre in 5 anni il 110% dell'importo speso per questo tipo di lavori, con dei limiti. Poi, come appunto ci segnalava l'avvocato Bosso, probabilmente questi limiti li stanno rivedendo, probabilmente al ribasso, per contenere il costo di questa manovra. Comunque al momento è 60.000 euro o 30.000 euro a seconda del tipo di spesa. E come si potrà procedere? In due modalità, oppure o uno si può detrarre questa spesa appunto nell'arco temporale di 5 anni, oppure questo credito d'imposta che si matura attraverso queste spese può essere ceduto a terzi, quindi ovvero ceduto ad una banca che quindi a questo punto ti anticipa l'importo del credito d'imposta, oppure può essere oggetto di sconto nella fattura direttamente da parte dell'azienda che avrà effettuato i lavori. E quindi di fatto poi sarà l'azienda eventualmente a utilizzare questo credito d'imposta, ovvero a cederlo in banca per farselo anticipare. Beh, io credo che sia un qualcosa in realtà sulla carta molto semplice, però poi de facto non lo so. Allora, Luca Baglioni, titolare della Baglioni SRL, è una società che da oltre 10 anni si occupa di impianti, per capirci, una PMI. Allora, è così semplice? Non credo, perché poi in realtà raccontato così è assolutamente facile e funzionale. Poi in realtà c'è sempre il problema delle banche. Sì, diciamo che quando esce un decreto tipo questo, l'imprenditore di solito, anche se arrabbiato, diventa fiducioso, perché vede un'opportunità di rilancio o comunque di sviluppo per la propria impresa. L'imprenditore fiducioso apre e inizia a studiare una procedura di questo tipo. Ha clienti affezionati o comunque ha clienti per cui è un'impresa di fiducia, il cliente ti segnala che vuole farti fare i lavori, perché sa come te lavori, ma con lo sconto in fattura, quindi senza tirar fuori allora, un euro. Per capire bene, quindi in realtà il cliente che dice, voi siete una PMI, quindi in realtà avete un potenziale economico che è un potenziale economico del 99,9% delle aziende italiche, più o meno, mi corregga se dico cose non giuste. E in realtà il cliente gli dice sì, io sono assolutamente interessato
a fare questo super bonus addirittura del 110%, però non voglio mettere soldi perché in questo periodo non ce l'ho. Ah, perché non riesco a prendere prestito, perché non ce l'ho, perché non sto lavorando. Tu impresa me li devi anticipare e poi tu impresa li riprenderai. E lì il problema è proprio quello, cioè lì nasce il cortocircuito in qualche modo. Esatto, e qui c'è la grande opportunità, ad esempio per il sistema bancario, di studiare un qualcosa che consenta all'impresa di avere l'anticipazione di queste somme strada facendo durante però, i lavori. Però mi perdoni, il sistema bancario e lo Stato avrebbe dovuto prevedere questo cortocircuito, cioè qui sta uscendo un decreto e poi una PMI in realtà si trova con questa cosa meravigliosa, cioè finalmente mi si riattiva il lavoro, si riattiva la mia economia, poi in realtà non la può fare. Esatto, infatti qui la speranza è di avere delle regole attuative certe, anche perché quando si parla di eco bonus si parla di calcoli matematici, l'asseverazione che fa l'ingegnere su un edificio per quanto risparmio energetico porta l'intervento è un calcolo matematico, c'è un APE, un attestato di prestazione energetico precedente e un attestato di prestazione energetico dopo lavori. In questo caso, se le regole attuative sono certe e sicure, le banche riescono a fornire un sistema di anticipazione, anche strada facendo, anche a SAL, a stadio avanzamento lavori, e l'impresa può essere protagonista nel rapporto con un cliente. In alternativa, le imprese andranno a lavorare come appaltatori per delle utilities o società finanziarie che hanno le spalle per poter affrontare un'anticipazione del genere, e in quel caso rimarremo appaltatori, quindi con le logiche del massimo ribasso, con le logiche del certo pericolo di lavori più scadenti, perché per prenderli magari dobbiamo fare uno sconto, un ribasso importante, e quindi non c'è quel miglioramento effettivo che può esserci. Un dato molto importante è che tutti questi lavori, è vero che per l'utente finale, il cittadino, sono gratuiti, ma poi a qualcosa portano, portano a delle case o a dei condomini che risparmiano, che inquinano di meno e che realmente certo portano un risparmio in bolletta. Quindi... No, ma sulla carta niente da dire, nulla da eccepire. Stiamo cercando di capire, cioè il nostro discorso è cercare di capire se è una cosa in realtà che si può fare e come. E quindi il problema, torniamo sempre lì, è sempre la politica. Allora, Mennuni, innanzitutto è così, c'è questo cortocircuito con le banche, poi quali invece sarebbero stati secondo lei gli incentivi da mettere in campo sempre in tema di ecosostenibilità? Ma guardi, sicuramente questo cortocircuito con le banche che è stato appena enunciato dall'imprenditore sussiste, perché è evidente che se tu poi non hai la copertura è chiaro che il provvedimento temo che non vedrà la sua attuazione. Quello che mi preoccupa notevolmente è che i tempi sono effettivamente più lunghi rispetto a quello che invece avrebbe dovuto essere una tempistica. Lunghi quanto? Ci dia un punto di riferimento. Lunghi quanto? Pensare che per esempio per quanto attiene prima appunto l'imprenditore e anche il commercialista, il dottor De Marco, richiamavano il tema della procedura nell'ambito della quale vi è l'asseverazione, che è uno degli elementi comunque indubbiamente molto molto importanti anche per quella che è una salvaguardia a livello fiscale, no? Di quelli che sono gli interventi che andranno svolti. E lì mi pare che c'è uno dei nodi, perché di fatto la procedura è abbastanza farraginosa, bisognerebbe trasmettere a un ente, bisognerebbe trasmettere all'Enea in base però a quelle che sono a quello che è un decreto attuativo che dovrà essere emanato dal MISE a seguito dell'approvazione della legge. Quindi insomma i tempi già in questo caso sono notevoli, perché comunque più o meno sono 30 giorni successivamente all'approvazione della medesima. C'è il tema, come abbiamo detto appunto, di uno studio che evidentemente non è stato approfondito adeguatamente relativo agli istituti di credito che appunto invece devono scendere in campo massicciamente. Detto questo, è chiaro che noi siamo assolutamente favorevoli a politiche di detrazioni fiscali importanti quale questo provvedimento può essere. Ma temiamo che anche in questo caso vi siano poi una serie di cavilli che siano stati apposti da parte di una macchina burocratica complessa e farraginosa che invece rischia poi di non far avere questo beneficio nelle tasche degli italiani, ma rischia di far diventare quello che è l'eco bonus 110 o sisma bonus un grande flop. Allora, se abbiamo capito bene, mi perdoni, se abbiamo capito bene, torniamo sempre lì alla burocrazia. La burocrazia è il problema principale, purtroppo del nostro paese, però mi perdoni, è pure vero che la burocrazia...
mi perdoni, è pure vero che la burocrazia sono anni e anni che le classi politiche, destra, sinistra, centro, cercano in qualche modo di snellirla, poi in realtà di fatto questo non avviene. Allora, avvocato Bosso, ci sono delle responsabilità penali e civili? Perché in realtà poi se per dichiarazioni mendaci da parte ovviamente di professionisti, geometri, commercialisti, insomma in tutto l'iter di queste pratiche avvenire, perché abbiamo capito che al momento non sono fattive, c'è poi una responsabilità penale ben precisa oggi? Certamente il fisco fa questo, diciamo, questo grosso incentivo, ma vuole evitare, l'Enea ha già lanciato l'allarme, le fatture gonfiate, gli abusi, quindi ci sarà un meccanismo di attestazioni da parte dei tecnici che dovranno accertare il raggiungimento di due livelli in aggiunta dal punto di vista del risparmio energetico. Ci sarà un parere di congruità sulla congruità appunto delle spese sostenute per evitare che vengano gonfiate spese e prestazioni, tra l'altro vengono ricomprese nel bonus del 110 anche le spese professionali dei tecnici, quindi congruità delle spese fatte, dei lavori delle imprese e delle parcelle professionali. Quindi in realtà, cioè, mi perdoni se ho capito bene, è tutto compreso, anche le spese, chiamiamole sì, burocratiche, anche le spese dei professionisti, quindi in realtà, come dicevamo prima, è un concetto, è un qualcosa che fatto molto bene, che però in realtà, come succede sempre, poi in realtà c'ha i classici intoppi italici che sono quelli burocratici e quelli poi ovviamente bancari. Più che gli intoppi temono gli abusi, e quindi anche i commercialisti poi devono fare la dichiarazione, la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, quindi ciascuno di questi professionisti che si inserisce nell'iter formativo rischia 481 del codice penale, false attestazioni, certo, ma soprattutto la responsabilità civile, perché se poi c'è qualche problema di irregolarità, il fisco come reagirà? Con i controlli, credo, a campione, revocando i benefici ai condomini che hanno beneficiato di queste agevolazioni, ai quali verrà chiesto quindi di pagare a quel punto tutte le detrazioni che hanno risparmiato. In modo normale con delle sanzioni pecuniarie aggiuntive? Come funziona? Credo con delle sanzioni, il condominio si rivalrà sul tecnico per azione di responsabilità e quindi scatta un meccanismo di contenziosi giudiziari. Per questo l'iter deve essere molto delicato. Arrivo a quella domanda che lei mi ha fatto in verità prima, cosa fare nel frattempo? Do solo due notizie molto buone, spero nel frattempo. Non si esaurirà, credo, neanche nel 2021. Noi stiamo lavorando perché venga ricompreso anche perlomeno per un pezzo del 2022. È quasi assodato che dovrebbero passare anche gli interventi sulle seconde case, questo mi pare importantissimo. Una buona notizia anche per le imprese, c'è una risoluzione di ieri, la 34 dell'Agenzia delle Entrate, che ricomprenderà anche i cosiddetti immobili merce, cioè delle imprese di costruzione e quindi non solo le cosiddette prime case ai quali era limitato l'intervento. Cosa fare nel frattempo per non perdere tempo? Noi raccomandiamo soprattutto agli amministratori, perché parliamoci chiaro, questo monte di detrazioni riguarderà in gran parte i condomini, no? Con 60.000 euro per il riscaldamento, 30.000 euro per il riscaldamento, 60.000 per i cappotti, moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono i condomini, potrebbero essere ridotti a 40.000 e 50.000, sentivo questa mattina, vedremo quello che sarà, sono comunque cifre molto importanti. Allora, chiedere a un tecnico di fiducia, che sia normalmente quello che ha sempre lavorato per il condominio, di fare un preventivo, perché dare incarichi per farlo occorre una delibera condominiale. Quindi portarsi avanti con quello che è possibile. Chiedere un preventivo di quanto lui chiederà per fare lo studio di fattibilità, i primi rilievi e ipotizzare quali interventi otterranno il 110, sono i tre interventi trainanti, cioè cappotti e impianti di riscaldamento, i quali traineranno al 110% anche gli interventi trainati. Cioè perfetto, grazie, abbiamo capito perfettamente. Quindi da quello che lei ci sta dicendo ci sarà addirittura un allargamento e quindi ci sarà
tanto lavoro ovviamente per le PMI e per i commercialisti. Sarà così? Voi ci credete? Ma auspichiamo. No, no, è una domanda. È una domanda legittima. È la fiducia di cui parlavo prima. Sì. Uno spera che sia così. La cosa fondamentale, mi riallaccio a quello che ha detto l'avvocato, partire subito sì per anticiparsi, specialmente per l'iter condominiale che è lungo, ma soprattutto partire con i progetti. Queste sono attività che comunque comportano una progettazione, certo, per calcolare se quell'edificio veramente raggiungerà quella prestazione. Quindi partire con i progetti, partire con le richieste alle imprese di offerte. E qui sul tema della semplificazione lancio una cosa importante: le imprese fanno l'offerta sulla base di tariffari. Allora, da quello che mi sta dicendo, per capire bene, quindi è fondamentale farsi trovare preparati quando poi in realtà questo super bonus entrerà in campo. Però ricordiamo che probabilmente questo super bonus, la cosa che io non capisco, che capisco poco, poi la vorrei approfondire con De Marco, è una cosa ben precisa. Allora, ci danno delle date, ci indicano delle date, che la data era il 1° luglio, poi in realtà queste date non ci sono mai, cioè vengono fatte cose anche buone, con concetti molto importanti, addirittura rivoluzionari, però poi cascano sempre sulla data. Ma come mai questa cosa, De Marco? Perché poi, ripeto, evidentemente manca un po' il senso del pratico, evidente, a chi fa questi provvedimenti. Non è un autogol per la politica questo? È certo che è un autogol, cioè nel senso, il legislatore pensa a un tipo di normativa che poi si arena per mille problematiche, per gli emendamenti che seguono dopo, per la conversione in legge, per i decreti attuativi che non arrivano mai. Comunque volevo ritornare un attimo anche al computer del commercialista, visto, cioè, svolgendo questo lavoro. Tra l'altro l'ho lanciato prima, ho detto che ci sarà molto lavoro, ovviamente sia per le PMI che per il commercialista. De Marco non poteva entrare in campo, perché si è sentito proprio... Prego. No, volevo solo dire cosa viene chiesto poi sostanzialmente al commercialista, di rilasciare un visto di conformità su questo credito fiscale che, relativo a questi lavori effettuati, che è un visto di conformità che noi già... E rilasciamo da tanti anni anche per gli altri crediti fiscali come i crediti IVA e quant'altro. Poi ci sarà immagino l'intervento anche dell'ingegnere o del tecnico che dovrà rilasciare l'attestato energetico, appunto per asseverare che sia rispettato il requisito del miglioramento delle classi energetiche. E quindi, però, qui secondo me sorge un piano finanziario, che era un problema finanziario, che era un po' il problema che aveva sollevato prima Luca Baglioni, ovvero il certificato di miglioramento energetico immagino sia rilasciato al termine dei lavori. Il visto di conformità del tecnico, del commercialista, dopo l'emissione delle fatture da parte dell'azienda. Quindi sostanzialmente cosa vuol dire questo? Che i lavori dovranno prima essere finiti e poi si vedrà chi potrà anticipare, chi dovrà anticipare, insomma, ecco, vedo anche un problema finanziario su come sarà pensato. Non è così semplice. Mennunni, questo diciamo eco bonus che sarà messo in campo, non sappiamo quando, speriamo presto, ce l'auguriamo, perché in realtà è un'iniziativa poi buona, però quando sarà, diciamo, per utilizzare una famosa canzone, potrebbe essere un incentivo anche per Roma Capitale. Roma c'ha bisogno un po' di una rivoluzione green, no? Ma guardi, quello assolutamente sì. Attendiamo appunto tutta questa serie di decreti attuativi, come giustamente è emerso in trasmissione, perché sarebbe veramente drammatico se non si riuscisse ad attivare questo tipo di provvedimento. Vedo per esempio i professionisti preoccupati perché dicono quali sono gli importi base sulla base delle quali fare le asseverazioni. Insomma, ci sono elementi rilevanti che possono aiutare a far sì che il provvedimento vada in essere. Detto questo, a livello romano, per esempio, noi abbiamo approvato all'unanimità alcuni giorni fa, ed è una rarità perché non sempre accade che si sia unanimi in Campidoglio, sul tema di un incentivo a quella che è la digitalizzazione delle imprese per quanto attiene allo smart working, perché una grande metropoli come Roma, con 3 milioni abitanti, è chiaro che ha goduto, questo è uno dei pochi elementi positivi del lockdown, di una comunque qualità dell'aria di cui prima probabilmente non godevamo. Allora lo smart working parziale per alcune categorie professionali, ovviamente quelle che possono permetterselo, può essere un risparmio per l'impresa, può essere un beneficio per il lavoratore, può essere un beneficio per comunque la qualità dell'aria, del traffico a livello romano. E sappiamo che il traffico è uno dei grandi nodi che purtroppo Roma Capitale ha sempre scontato. È un enorme
è un enorme problema il traffico a Roma. Per le persone che vivono a Roma, devo dire, c'è una media di un'ora a un'ora e mezza ogni giorno passata, anche due passate in mezzo al traffico, che sicuramente sono due ore che una persona potrebbe spendere in modo assolutamente migliore. Ci dobbiamo salutare, signori, perché purtroppo il tempo è tiranno, come dico io, questa frase così meravigliosa e così di moda negli anni Ottanta. Vorrei ringraziare e salutare i nostri ospiti. Io spero di riavervi perché è un argomento molto interessante. Tra l'altro, come abbiamo capito, dal 1° luglio il superbonus non sarà messo in campo, quindi magari in una prossima puntata cercheremo di capire meglio e avremo forse, speriamo, una data indicativa. Ringrazio Lavinia Mennunni, grazie per essere stata con noi, per Cavalleria ovviamente prima lei. Ringrazio Luca Baglioni, titolare della Baglioni SRL, grazie. Grazie a voi. Ringrazio l'avvocato in collegamento Pierpaolo Bosso, grazie avvocato. Grazie, buonasera. E ringrazio, ormai ospite fisso, direi, il nostro dottor commercialista Roberto De Marco. L'appuntamento con Terzo Grazie, Millennio buonasera. Torna domani e ringrazio ovviamente anche lei, la presenza femminile, la parte bella di questa trasmissione, la nostra Roberta. Grazie direttore, l'appuntamento alle 20:45, a domani.